Buonasera, sono Paolo Pantani, rieccoci alla consueta rubrica L'intervista. Oggi abbiamo l'onore di avere con noi il professore Pasquale Persico dell'Università di Salerno, grande economista e grande amministratore, prima della città di Salerno e poi anche della regione Campania. Il tema della nostra intervista è un qualche cosa di ancora misterioso per quanto riguarda l'elezione del prossimo sindaco di Napoli. Vuol dire che dell'area metropolitana non è proprio toccato da nessuno degli attuali candidati. È pur vero che veniamo da una fase di epidemia Covid che ha impedito un sereno dibattito, però noi faremo oggi proprio un focus sull'area metropolitana, che è fondamentale, soprattutto per l'elezione del nuovo sindaco metropolitano. Quindi ringraziamo il professore Pasquale Persico di aver accettato questa intervista e gli pongo la prima domanda. L'area metropolitana di Napoli, questa sconosciuta, perché non viene affrontato questo tema in campagna elettorale che già ha cominciato? È un tema che ricorre da oltre 30 anni, il tema dell'area metropolitana. Però abbiamo, diciamo, una legge istituzionale, cioè sulle città metropolitane, e diciamo, è una dimenticanza che riguarda non soltanto i sindaci di Napoli, anche passati, ma riguarda un po' tutto l'Italia, perché quasi tutti, perfino Milano, che sembrava proiettato dopo l'Expo verso l'idea di un'area vasta, che andasse addirittura oltre la città metropolitana come ex provincia, che invece è la gabbia di confine nella quale sta anche la città di Napoli. Però il vero passo nuovo da fare, e che non si è fatto negli ultimi 10 anni, pur essendoci la possibilità, è la famosa elezione diretta del sindaco metropolitano. Cioè una visione che esce fuori dalle vecchie geografie consolidate dal tempo, dal rischio Vesuvio, terremoto e così via, e proietta il territorio in una dimensione di area vasta o di macro regione europea, a cui altre volte abbiamo parlato qui in questa sede, in modo da dare respiro ai tanti territori che incominciano a contare veramente anche sul piano economico. Noi siamo nell'area nord di Napoli. L'area nord di Napoli è una miniera non solo di beni culturali, ma soprattutto in termini produttivi, è la parte più produttiva, diciamo, dell'intera città metropolitana, tranne che noi non vogliamo parlare anche dell'Agro Nocerino, che sarebbe un'area, diciamo, molto contigua alla città metropolitana. Quindi il grande tema che io suggerirei ai candidati, a tutti e tre, qualche volta l'ho già fatto in passato, di battersi subito affinché con l'inizio della legislatura ci sia subito, diciamo, il tentativo di definire la città metropolitana con elezione diretta del sindaco. Il che significa dare un ruolo diverso alla città di Napoli, ma soprattutto avvantaggiarsi del potenziale di tante altre città che si stanno esprimendo. Parto proprio da Pozzuoli, che negli ultimi anni ha fatto una metamorfosi importante, però la stessa Pozzuoli ha bisogno di un respiro culturale ed economico ancora più ampio, senza toccare il grande tema di Bagnoli, che è sempre visto come un quartiere di Napoli, invece fa parte della grande area, diciamo, dei Campi Flegrei e dell'area nord di Napoli, non se fosse altro per l'acqua che arriva qua dal Garigliano e dai mondi che stanno addirittura nel Lazio. Quindi avere un'idea dei nuovi temi dell'ecologia e quindi praticamente di collegarsi subito a quanto sta avvenendo in altre aree. Io, diciamo, sto lavorando anche con l'Agenzia della Ricostruzione in Emilia, loro stanno al decimo anno e stanno per scrivere il resoconto, diciamo, del finale della loro ricostruzione. Però anche là il tema è non sentirsi più provincia di Bologna, provincia di Ferrara, provincia di Mantova, che è un'area che ha rivelato un potenziale che ha bisogno di ragionare in termini, ripeto ancora, di macroarea europea per agganciarsi subito ai grandi temi dell'Europa che sta in metamorfosi. Quindi noi dobbiamo approfittare di questa metamorfosi per essere intelligenti. Quindi vedo un po' di nostalgia nel tema Napoli capitale di qualcosa e così via, che è iniziato la campagna elettorale già precedente in questa direzione. Quindi anche per i grandi temi della lotta alla criminalità, la visione di area vasta è necessaria.
Come potremmo fare noi per far scaturire il dibattito sull'area metropolitana, visto che tu Innanzitutto, fai parte anche della... credo che ancora non sia entrata nel merito la campagna elettorale, No, no. diciamo, siamo ancora agli inizi. Però vedo, diciamo, che nel linguaggio l'idea di recuperare quello che già c'è, invece di pensare a come proiettarsi subito verso il grande tema dell'area vasta, quindi ci sta un ritardo anche della regione nell'approntare, diciamo, una legislazione, pensiamo al preliminare di piano paesaggistico, che non è stato approvato e che dovrà essere approvato, però già sono passati 5 anni di legislazione, che in qualche modo aggrega, riaggrega gli standard urbanistici che non possono essere i vecchi standard dei singoli comuni. E proprio Pozzuoli ha dato prova di far capire che gli standard fisici, diciamo, tradizionali non sono più per la città futura. Abbiamo bisogno di aggregarli, pensiamo alla sanità, tanto per fare un esempio molto semplice. Quindi gli standard materiali diventano molto più importanti degli standard tradizionali. E per fare questo abbiamo bisogno di un piano metropolitano che sia in grado di mettere i comuni in aree omogenee e capire che significa il rapporto tra standard materiali, mi riferisco superficie per la scuola, superficie per l'ospedale, e invece la funzionalità di queste. Quindi un'aggregazione in base alle nuove esigenze di formazione, di ricerca e soprattutto di economia. Cosa ne pensa, professore, del patto per Napoli proposto dal rettore Gaetano Manfredi, dal presidente del PD Letta e E dall'ex... ripeto, anche in questo caso, diciamo, il tema è il patto per Napoli, dovrebbe essere il patto per l'area vasta, diciamo, che altrimenti Napoli viene inquadrato come se fosse un problema, diciamo, che da sola riesce a risolvere il problema degli altri. E invece è tutto il contrario, è solo risolvendo il problema dell'area vasta che si risolve il problema di Napoli. Quindi ci sta una contraddizione in questo tipo di patto per Napoli. Che è giusto che si chiami Patti per Napoli, però basta chiarire che senza una visione di città metropolitana ampia, quindi molto collegata anche ad altre province in termini, diciamo, la separazione geografica, quella che ha fatto Napoleone tanti anni fa, è una distribuzione amministrativa. Il terremoto ha rotto questi confini. La geografia funzionale, mi riferisco alla logistica, ha rotto questi confini. Quindi abbiamo bisogno di una visione che prende tutte queste geografie e le rimette di nuovo in uno spazio più ampio, perché l'Europa, i continenti stanno cambiando. Anche i miei colleghi che prima insegnavano come me economia dello sviluppo devono farsi a testi fondamentali che l'economia delle nazioni, ma qua stiamo parlando di 200 anni fa, aveva dei suoi limiti e bisognava passare 200 anni fa all'economia dei continenti. E quindi vuol dire che questo ritardo ci sta. Adesso la venuta di Biden in Europa cerca di mettere un po' insieme questo tema dell'economia dei continenti che si devono confrontare e dare respiro all'economia dello sviluppo. Altrimenti, diciamo, la vecchia economia dello sviluppo, i distretti territoriali, non hanno più uno spazio operativo. E questo salto deve essere fatto. Ma le persone che si sono candidate sono sicuramente di spessore culturale elevato. Dovrebbero cooperare per tentare di disegnare questa prospettiva. Ma questa parola concordia, che è il tema che sta nel palazzo del municipio di Siena, con il mito del buon governo, il quadro di Lorenzetti. Quindi la parola concordia significa riuscire ad avere un ragionamento alto sulle cooperazioni. E poi naturalmente, preservando l'identità, ci sono tanti strumenti per preservare l'identità. Non c'è bisogno di una chiusura culturale dentro ai municipi. Noi abbiamo visto che come intervento per il piano di rinascita e resilienza ci sarà un intervento su Napoli proprio preciso sull'ex albergo dei poveri, Palazzo Fuga, 150 milioni di euro, alla quale diciamo così noi siamo anche interessati per lo sviluppo di questo nuovo polo museale che possa riempire tutta la vacatio dei grandi beni culturali che non possono essere mostrati, sia
sia dal Museo Nazionale Viciniore, il Museo Nazionale di Napoli, sia per quanto riguarda gli innumerevoli oggetti e gioielli del tesoro di San Gennaro. L'abbiamo avuto la volta scorsa il marchese Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, che ha parlato di iniziative sociali del Corpo Internazionale di Soccorso. Come si può sostenere l'area metropolitana di Napoli con un intervento, diciamo così, strutturale, economico? Perché chiaramente noi vediamo che c'è bisogno, anche per superare i limiti della cerchia muraria, di un intervento straordinario, non soltanto Bagnolo a cui lei faceva riferimento prima, ma anche Napoli Est, anche per quanto riguarda l'area nord di Napoli, che è una delle parti più ricche dell'area metropolitana. È possibile chiedere al governo un sostegno straordinario, oppure è finita l'epoca degli interventi straordinari? Io ho sempre paura degli interventi straordinari su specifici argomenti, perché come sappiamo la persistenza della governance strategica è stata bassa nel sud ancora più che al nord. Quindi quando c'è poca persistenza, anche il progetto di paziente riconnessione delle parti che sono sconnesse in un territorio diventa difficile. È proprio quello che è avvenuto. Se noi facciamo i conti contabili, cioè la rendicontazione del progetto Napoli Est o del progetto Centro UNESCO o Napoli Ovest, torniamo addirittura ai residui della legge 80. Quindi non so se mi sono spiegato, quindi significa 40 anni di incompletezze che sono state poi riportate con un nuovo nome dentro un nuovo progetto. E siamo in questa fase qua, perché noi ancora Bagnoli, Napoli Est, Centro Storico, buona parte di quello che viene chiamato nuovo patto per l'Europa sono i residui non spesi. Quindi vuol dire che ci sta un modo di pensare adattivo che si sta trascinando ancora. Quindi voglio dire, ci sta il residuo non speso nel centro storico di Napoli e si chiamerà nuovo progetto UNESCO. Il che bisognerebbe che qualcuno abbia il coraggio di azzerare e diciamo, avere il coraggio di prendere, diciamo, la progettazione e faccio una bella sottrazione in termini di prospettiva. E quindi questo vale anche per Palazzo Fuga, perché non ci dimentichiamo, il governo Veltroni e tutte le altre cose. Quindi abbiamo bisogno di un tavolo che con serenità sappia sottrarre prima ancora di aggiungere. Altrimenti noi aggiungiamo e ci sono tutte le inerzie del passato che, come per caso di Bagnoli, diciamo, nessuno ha il coraggio di dire ma vogliamo fare una riflessione per vedere come ripartire o dobbiamo dire il parco giochi che è stato parco giochi, parco naturale che è stato diciamo concepito e con qualcosa che partirà fra 3, 4, 5, 6 anni ma non va bene, cioè bisogna avere il coraggio di dire la verità. Benissimo. Adesso come ultima domanda vorremmo fare una riflessione sul panorama dei candidati che si stanno delineando per l'elezione al sindaco di Napoli. Abbiamo visto che è ancora una situazione molto variegata e fluida. Qual è la sua opinione in merito, in base alle cose che ci siamo detti sull'area metropolitana? E già l'ho detto prima, usando la parola concordia, vorrei che, siccome è classe dirigente meritevole di attenzione, questi i candidati, dovrebbero trovare, diciamo, il modo di pensare anche a una prospettiva istituzionale. Io scherzando in passato, ma facendo anche sul serio, quando era candidato l'attuale presidente della Camera, avevo pensato a dei ruoli istituzionali che potessero affiancare. E quindi guardare alla prospettiva a cui ho fatto riferimento. Ammettiamo che vinca uno, potrebbe essere utile cooperare con chi ha perso rispetto a temi istituzionali importanti. Non ultimo il grande tema di come fare insieme a proporre l'elezione diretta del sindaco, oppure il grande tema della criminalità. Diciamo, non sono problemi di parte. No. Perché Nitti parlava della corona di spine che impediva a Napoli di uscire fuori dal recinto per sviluppare gli altri territori. Siamo in una situazione molto più complicata. Io
Non basta pensare che ci sono dei comuni esterni alla città di Napoli che sono corone di spine. A me sembra che la corona di spine è entrata dentro Napoli e quindi bisogna avere la capacità di fare una grande alleanza non solo con la classe dirigente o con le persone di buona volontà che stanno a Napoli, ma abbracciare, ripeto, tutte, io parlo addirittura di tutto il golfo, di tutti i golfi, pensando all'autorità di bacino che ha oramai competenze anche per l'area salernitana, e quindi la città metropolitana deve essere pensata come quasi un unico golfo, approfittando dell'autorità dell'autorità portuale che ha la giurisdizione su tre aree importantissime: Golfo di Napoli, Golfo di Castellammare e Golfo di Salerno, senza trascurare il Golfo dove stiamo adesso, insomma. Certo, il Golfo di Pozzuoli. Bene, ringraziamo il professore Pasquale Pesco. Vabbè, questo spero che sia uno spunto per dare voce a tanti argomenti, però quello istituzionale è molto importante perché l'Europa sta cambiando, diciamo, i rapporti fra territori, quindi le geografie tradizionali, a proposito per esempio della sanità e delle regioni, dovrà cambiare per ragioni di efficacia e di efficienza. Quindi una riflessione sulla geografia funzionale, quella che di solito si discute, cioè logistica, funzionalità, trasporti, non basta, bisogna allargare, diciamo, la conversazione a tanti altri argomenti che sono le altre geografie di cui ci siamo dimenticati. Bene, professore, ringraziamo il professore Pasquale Persico e cogliamo l'occasione di invitarlo fra 15 giorni per avere un focus più approfondito. Speriamo che questa nostra intervista abbia, diciamo così, rotto il velo del problema dell'elezione del nuovo sindaco metropolitano. Quindi avremo la possibilità di sapere, eventualmente invitando anche altri candidati al sindaco di Napoli, altri che chiaramente è molto Vabbè, variegata, ci però si definirà. saranno le liste di appoggio, quindi ci sarà Ci un dibattito. sarà un dibattito, speriamo, su questa. Ma credo di sì, poi le elezioni ci sono a ottobre, quindi. Benissimo, noi ringraziamo il professore Pasquale Persico e cogliamo l'occasione di salutare il nostro pubblico e a risentirci alla prossima settimana. Di nuovo.